Dibattito sulla sentenza del TAR. Riordino delle aree protette. Revisione dell'assistenza psichiatrica. In apertura della seduta del 14 luglio, su richiesta dei gruppi di opposizione, il presidente della giunta regionale ha svolto comunicazioni sulla sentenza del TAR in merito alle elezioni regionali. Il Consiglio ha poi iniziato l'esame del disegno di legge sulla riorganizzazione delle aree protette. Nella seduta ha approvato due ordini del giorno, rispettivamente su Nadia Savchenko e sul centro ortopedico di Omegna, e ha respinto un documento sull'ospedale oftalmico di Torino, rinviando la discussione in commissione. In copertina. Il presidente della giunta Sergio Chiamparino, su richiesta delle opposizioni in apertura della seduta del 14 luglio, ha svolto una comunicazione sulla sentenza del TAR del Piemonte che ha respinto 3 dei 4 ricorsi sulle elezioni regionali dello scorso anno. Al termine della comunicazione, nella quale il presidente ha affermato che il tribunale amministrativo ha riconosciuto legittima la sua elezione, si è aperto il dibattito con gli interventi dei gruppi consigliari. La posizione di Forza Italia è stata la denuncia proprio sulla serietà, sulla responsabilità, sulla dignità di tutto il Consiglio regionale, quindi la richiesta anche di che si sospendano quelli del gruppo del PD che sono ancora implicati in questa brutta questione, a partire dal Presidente del Consiglio. Abbiamo espresso la soddisfazione per il risultato ottenuto dal TAR, un risultato chiaro e inequivocabile, la legislatura è salva, ora pensiamo a governare e dare le risposte ai cittadini che ci hanno eletto con un grandissimo risultato lo scorso anno. Nella stessa seduta del 14 luglio, il Consiglio ha iniziato l'esame del disegno di legge sul riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Tra gli obiettivi, rivedere la governance del comparto, accorpare la gestione di alcune aree naturali e istituirne due nuove e attribuire le competenze sui Sacri Monti all'assessorato alla cultura. Sull'argomento ospitiamo il direttore del giornale Il Monferrato, che intervista due relatori del provvedimento. Vorrei rivolgere una domanda sulla nuova riforma della legge dei parchi. Quali sono gli obiettivi, ma soprattutto le risorse disponibili per queste aree protette? Ma soprattutto quali sono i sistemi di tutela per le aree protette minori, come ad esempio il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, che sono all'interno di una macroarea come il Parco del Po? Vogliamo accompagnare però in aula il DL 90 con un documento di indirizzo che prova a mettere insieme tutto quello che sono i settori che possono dare strategie diverse alla Regione Piemonte. Pensiamo all'IPLA, pensiamo al Museo di Scienze Naturali, pensiamo all'immenso patrimonio di circa 500 operai forestali che inseriti in un progetto organico potranno dare un respiro ancora maggiore alle aree protette. C'è stata una messa a disposizione della cultura di alcune aree che prima venivano gestite dall'assessorato all'ambiente, penso ai Sacri Monti ma anche al Museo Paleontologico. Questa legge ha una serie di limiti, per esempio quello di voler nuovamente accorpare gli enti di gestione senza che questi portino dei risparmi è certamente un limite. L'unico aspetto positivo è le modifiche che siamo riusciti ad apportare. Oggi la legge sui parchi aveva solo due gambe, quella della tutela e quella della gestione del territorio. Con le modifiche che il gruppo di Forza Italia ha fatto apportare c'è anche una terza gamba fondamentale, che è quella della promozione del territorio. Quindi la nuova legge avrà anche una consulta per il territorio che terrà dentro tutti gli operatori economici. Che cosa manca? Le risorse. E questo certamente non garantisce né la tutela né la promozione di un territorio a riserva e a parco. L'Assemblea ha approvato il 14 luglio, su proposta del Comitato Diritti Umani, un ordine del giorno per sollecitare la liberazione di Nadia Savchenko, pilota militare delle Forze Armate Ucraine, catturata il 17 giugno 2014 da militanti filorussi. Ha approvato anche un documento per il mantenimento dei servizi al centro ortopedico del quadrante di Omegna. La Commissione Sanità è tornata sulla delibera di revisione dell'assistenza psichiatrica e sul tavolo di confronto recentemente convocato dall'assessore Antonio Saitta. Critiche le opposizioni, che hanno richiesto più tempo per l'entrata in vigore e modifiche al testo. Sostegno, anche se con richiesta di modifiche, dalla maggioranza. L'assessore ha confermato la volontà di modificare la delibera, in particolare su prospettive dei gestori e del personale. Non c'è invece disponibilità sul ritiro completo e se ci saranno ricorsi al TAR verranno affrontati.